Buonasera e bentrovati a questo TG di Tele4 speciale Barcolana, la 46esima edizione che entrerà negli annali per essere stata la coppa d'autunno più corta della storia. Ma veniamo alla regata, il vento negli ultimi anni sembra proprio snobbare questo evento. Una leggerissima aria da est di poco più di due nodi ha permesso comunque agli equipaggi di partire sulla linea di Barcola nel fitto gruppone di 1877 scafi al via. I parabordi, per evitare le collisioni, l'hanno fatta da protagonisti tra le sportellate dei velisti nostrani e non. Occhi puntati su Esimit Europa e la sua chiglia mobile che quest'anno doveva restare rigorosamente ferma. E tra i tanti frulloni e windseeker ecco lo start. Maxi Jena della nuova accoppiata, Furio Benussi al timone e Mitja Kosmina alla tattica, esce molto bene da sopravvento, mentre Esimit invece rimane un po' imbottigliata e non trova subito l'assetto. Intorno il Golfo di Trieste, bianco, pieno di vele. Alligator, Illiteca, Our Dream e tutta Trieste timonata da Gabriele Benussi, le altre barche che hanno fatto il meglio all'avvio, ma Jena la protagonista della primissima parte di regata con il suo equipaggio multinazionale. Di fronte gli 11 main sailor di Esimit provano a contrastarla, riuscendo a districarsi dalle centinaia di scafi che le stavano attorno nei primi metri, ma stravolta i ragazzi di Simcic sono costretti a soffrire. A bordo non si fiata, non ci si muove di un centimetro, perché ogni movimento può rappresentare un contrasto al movimento della barca. Regata quindi in totale apnea, mentre dalle rive, da Barcola, dai palchi naturali del Carso si assiste all'evento che è la cartolina della nostra città. I 7 metri in più di Esimit iniziano però a pagare dalla seconda parte del primo lato, con la prima rimonta, mentre Jena è costretta a strambare dopo 25 minuti dal via. Si viaggia a due nodi di velocità, quel tanto che basta a gonfiare un minimo le vele, quel tanto che basta a Esimit per portarsi in testa alla mezz'ora, per usare un termine calcistico. In sostanza, la tattica di partenza dei ragazzi di Simcic paga, più conservativa ma in linea con la boa, a differenza di Benussi e Kosmina che hanno tentato di portarsi sul lato del campo di regata con più pressione. Dopo il passaggio in testa, Esimit scatta con la sua parte tattica, quella da vero e proprio match race, con il Dream Team dello scafo blu che va in copertura di Jena e prova a ipotecare già la vittoria finale. Dietro si mangia, si brinda, ci si diverte da matti, insomma, mentre davanti va in scena la lotta per la regata vera e propria, dietro si fa festa, si fa Barcolana. Intanto il cielo diventa più grigio e minaccia pioggia, che poi però non arriverà. Davanti due nemici amici, entrambi battenti in bandiera slovena, si guardano l'un l'altro, si scrutano, tentano di anticipare la mossa dell'avversario in un match race quasi senza vento. Dietro le poche raffiche ruotano a sud-ovest ed Illiteca, l'RC-44 di Marino Quiet, guida il gruppo delle inseguitrici. E allo scoccare delle due ore di regata ecco l'annuncio: percorso accorciato, si chiude direttamente in prima boa. Diventa quindi la Barcolana, come abbiamo detto in apertura, più corta della storia, almeno quella recente. E proprio contemporaneamente all'annuncio il colpo di scena: Esimit è finito in una scarsa di vento, mentre Maxi Jena sembra recuperare. Poi il colpo di scena vero e proprio: arriva Illiteca ad insidiare i due giganti lì davanti e la regata diventa un qualcosa di mai visto, di appassionante, un solo lato fatto tutto di passione, di match race tra questi tre scafi, due giganti e una piccolina, un RC-44 che si infila al secondo posto dietro a Esimit. Per Esimit è la quinta vittoria in fila alla Barcolana e probabilmente l'ultima della sua storia. Beffata Maxi Jena che si piazza al terzo posto, al quarto invece tutta Trieste di Gabriele Benussi che arriva un posto indietro rispetto al fratello Furio su Maxi Jena. E poi c'è addirittura una protesta della stessa tutta Trieste quarta su Maxi Jena, una protesta fra fratelli. Quindi ripetiamo la classifica: vince la 46esima edizione della Barcolana Esimit Europa, seconda sulla linea dell'arrivo la sorpresa di giornata, l'RC-44 di Marino Quiet che porta il nome di Illiteca, terza Maxi Jena, quarta tutta Trieste. Ed ora l'intervista. Igor Simcic, quinta vittoria, però questa ve la siete veramente sudata. Esattamente, una Barcolana così vicina, difficile, ma non solo Barcolana, una regata così difficile come questa, penso che anche pochi dei nostri campioni l'hanno vista. Tra l'altro c'erano degli avversari insoliti, Illiteca che si è infilata in seconda posizione, Maxi Jena che è partita più veloce.
Sì, quello lo lasciamo stare, partita più veloce, ma comunque voglio dire questo, che in queste condizioni, come sempre dicevo, con poco vento c'è sempre la sorpresa, però diciamo questa volta non c'era proprio il vento. Se l'anno scorso era un periodo senza vento e poi è venuto fuori, ci siamo salvati molto più facilmente, ma oggi abbiamo fatto un match race per arrivare primi alla fine. Questa è stata la Barcolana del 2014 e anche l'atmosfera a bordo è stata come se fossi per scontata la vittoria, invece abbiamo veramente battuto per gli ultimi metri per arrivare primi. Avete il record della Barcolana, ma avete anche il record di aver vinto la Barcolana più corta della storia. Esatto, preferisco quegli altri record, perché questo qua è veramente, ci ha fatto soffrire. Eravamo proprio contenti alla fine tutti, perché non si sapeva, ancora 5 minuti prima non si sapeva come doveva finire. Con queste condizioni praticamente in barca non si respira quasi. Beh, certamente, perché sapete, portare 24 tonnellate in giro nel golfo senza vento non è così facile, no? L'ultima di Esimi, almeno con questo scafo in Barcolana, per l'anno prossimo dicevate altre competizioni, un messaggio per questa ultima vittoria? Ma la Barcolana per me rimane sempre la più importante regata nella mia vita. Qui abbiamo cominciato il mio progetto, qui siamo stati presenti per gli ultimi 20 anni e qui torneremo ancora di nuovo alla prima occasione. Siamo con l'equipaggio che è un po' il vincitore vero e proprio di questa Barcolana, Jaro Furlani e Marino Quiat, secondi davanti a Max Iena. Che emozione è stata, Jaro? È bellissima, molto emozionante direi, abbiamo sperato di arrivargli davanti, però insomma è un successo comunque, bellissima regata, emozionante. Ecco, un RC44 che si è infilato tra questi due giganti, una regata insomma che per voi penso resterà nella storia, negli annali. È una regata nella quale ovviamente noi siamo arrivati con lo spirito competitivo, ma contro barche di certe dimensioni conta la lunghezza d'acqua, quindi essere riusciti a fare questo risultato veramente per noi ci dà molta soddisfazione. Jaro, puoi raccontarci a modo di tra virgolette telecronaca proprio l'arrivo, cosa è successo, che manovra ha fatto Iena, che manovra avete fatto voi, e c'era anche il Tutta Trieste che da dietro insidiava le prime. Sì, c'erano un paio di barche che stavano arrivando con un po' più di velocità da dietro, Max Iena ed Esimi da destra, noi eravamo un po' in mezzo ai fuochi devo dire, abbiamo cercato di dare il nostro meglio, insomma siamo contenti comunque, siamo felici. Marino, adesso si fa festa? E adesso inizia la festa, sì, in effetti adesso andiamo al nostro mezzo davanti allo stand a bere qualcosa finalmente, a festeggiare. Furio Venussi con Max Iena, con Mitia Cosmina accanto a te, avete reso la regata combattuta dall'inizio, poi alla fine una sorpresa proprio sulla linea d'arrivo. Boh, questa è la Barcolana, noi abbiamo cercato di impegnare Esimit meglio che potevamo, a un certo punto ci siamo trovati in un angolo e lui ci copriva ogni manovra che facevamo, eravamo molto, a un certo punto forse eravamo anche avanti, poi è questione di prospettive, eravamo molto vicini, andavamo anche abbastanza bene, però poi il vento è aperto da dietro come pensavo già all'inizio, però non si può essere in tutte le parti quando ci sono queste condizioni, il Golfo di Trieste è così, noi siamo soddisfatti, abbiamo dato il massimo, quello che potevamo fare, poi è ovvio che con queste condizioni navigano bene anche i piccoli ed sono felice anche che questa Barcolana un po' si sia ravvivata alla fine con un arrivo photo finish con queste barche, per cui molto bene, noi siamo, più di così non potevamo fare, siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Resta la soddisfazione insomma dei primi 25 minuti di regata in testa, questo è certo. Resta una soddisfazione dei primi 25 minuti di regata in testa, forse se avessimo avuto un attimo di un po' di fortuna, quel vento là che è aperto dopo, se avesse aperto mezz'ora prima probabilmente tagliamo molto avanti. Io volevo andare là, Mitia voleva andare là, ma a un certo punto sto vento non arrivava, arrivava sempre questi sbuffetti, queste robe che sono indecifrabili. E niente, abbiamo cercato di minimizzare il distacco, siamo andati vicini a lui e questo forse è stato, non abbiamo azzardato fino in fondo, però dai, questo è il mondo del mare, il mare con questa situazione qua può essere interpretato in vari modi e noi l'abbiamo interpretata così e siamo soddisfatti, ripeto, nulla da recriminare. Senti, spettacolo o non spettacolo, la lotta fra fratelli Venus.
Quella è una lotta che non vale niente, non conta niente, siamo arrivati molto vicini sull'arrivo e c'è sempre un po' di polemica fino a se stessa, giusto per... Io direi che noi siamo felici che abbiamo vinto la categoria, loro potrebbero essere felici che hanno vinto la loro categoria e dovrebbe essere finita qua, ma purtroppo non tutti ragionano allo stesso modo. Al quarto posto di questa Barcolana, tutta Trieste Tempus Fugit, al timone Gabriele Benussi, che tipo di regata è stata? Un quarto posto comunque importante, ma è stato un finale, nonostante il vento quasi non ci fosse, avvincente. Ma è stata una regata incredibile, il primo lato e unico lato della regata ha visto cambiare nelle prime posizioni le posizioni tutto il tempo e noi abbiamo avuto molta difficoltà nel capire e interpretare cosa stava succedendo, perché a momenti andavano bene quelli più a sinistra, a momenti quelli all'estremo destro, e quindi gradualmente abbiamo iniziato a correggere le nostre tattiche durante il percorso, e devo dire veramente bene, cercando di navigare dove c'era più pressione. Alla fine è stato il momento più bello, credo, perché a 300-400 metri dall'arrivo, pensate, veramente pochi, eravamo in quattro barche, anche cinque, che potevano vincere e battere Esimit, e questo è stato incredibile. Devo dire che il secondo, l'RC44, ha perso la Barcolana per niente, ma devo dire anche che invece in realtà l'ha vinta. Gabriele, c'è stata questa protesta tra voi di tutta Trieste e Maxi Iena, che almeno ufficiosamente è terza davanti a voi. Cos'è successo? Perché noi insomma non abbiamo capito benissimo qual è stato il problema. Ma è successo proprio nelle fasi finali, quando stavamo tagliando l'arrivo, che ormai avevo già preso la rotta per la boa e quindi stavo poggiando e girando la boa, che Maxi Iena stava sopravanzando da dietro molto veloce, però non ingaggiata, di conseguenza non poteva passare internamente tra noi e la boa, e ha forzato l'ingaggio a quel punto lì, quando ho visto che non potevano più evitare loro la collisione. Il regolamento parla chiaro, bisogna assolutamente evitare le collisioni, perché poi con barche così grosse è pericoloso. Ho dovuto riorzare di 50-60 gradi, evitare la collisione, a quel punto abbiamo perso il terzo posto, di conseguenza abbiamo fatto un reclamo, adesso vedremo cosa deciderà la giuria. Furio, vi siete parlati, perché insomma inutile, non possiamo evitare di dirlo, insomma un timoniere è Furio Benussi, l'altro è Gabriele Benussi, insomma inutile girarci troppo attorno. Purtroppo Eolo ha voluto che arrivassimo in quel fazzoletto di acqua in quel momento, adesso non l'ho ancora visto, però ci sarà da discutere anche in sala di protesta. E come vedete la Barcolana non è solo regata, queste sono le shuttle bike, le bici acquatiche, come vedete si divertono qui a pochi metri dal molo Audace. Oltre alla regata, la competizione di oggi è stata una settimana di eventi, dalla Barcolana Fun con kitesurfer e windsurfer al wakeboard, sino ai catamarani, questi straordinari Extreme 40 che hanno dato spettacolo qui in bacino San Giusto. Allora riviviamo un po' le emozioni di questi giorni prima di arrivare alla Coppa d'Autunno, perché sono stati veramente giorni intensi di grande spettacolo. E l'edizione della svolta, quella che segna la trasformazione della Coppa d'Autunno nella Barcolana 2.0. In questo ritorno al futuro succede che gli acrobati della vela, che volano sull'acqua sfidando le leggi della fisica, rivoluzionano il modo di concepire la vela anche qui, nella città della Bora. E chissà che dopo aver entusiasmato le curve da stadio del bacino San Giusto, l'anno prossimo i catamarani trovino posto anche sulla linea di partenza di Barcola. Succede che il canale di Ponte Rosso diventi rampa di lancio per i funamboli del wakeboard. Succede che all'alba centinaia di persone si diano appuntamento per surfare e che il kitesurf diventi sport di culto a pochi passi da Piazza Unità. Ma succede anche, nello spirito più tradizionale della festa, che il terzo tempo scatti addirittura all'antivigilia della regata, quando un'azienda come la Orion charterizza uno scafo per affrontare la sfida, ma soprattutto per fare festa in banchina con i propri dipendenti. E con il ritmo della zumba fa caldo, molto caldo. Ocho! Concludiamo questo TG speciale Barcolana con il presidente della società velica di Barcola e Grignano, la sua prima Barcolana da presidente. Che edizione è stata?
È stata una bellissima edizione con poco vento, ma una festa straordinaria. Dopo tanti anni all'arrivo, fino all'ultimo istante, la regata è stata incerta. Abbiamo avuto una lotta straordinaria tra una piccolissima, l'RC44, il Liteca di Marino Quaiat, e il gigante Esimit Europa II. Quindi una bellissima edizione con una vittoria di Esimit nient'altro, tutt'altro che scontata. Ecco, prima volta, diciamo così, da presidente della società velica della Barcolana Grignano in Barcolana, subito una decisione difficile, quella di accorciare il percorso, e di fatto, almeno a memoria mia, la Barcolana più corta dal punto di vista del percorso della storia. La Barcolana più corta della storia, d'altra parte è importante far arrivare tutti in Barcolana, non possiamo preoccuparci solo dei grandi. Se avessimo valutato col metro di Esimit Europa e di Maxi Iena avremmo potuto farli continuare, ma noi valutiamo pensando ai tanti piccoli che erano ancora in partenza e che con questo accorciamento del percorso arriveranno. Presidente, uno sguardo al futuro, uno sguardo alla prossima edizione. Questa noi l'abbiamo definita un po' la Barcolana della svolta per i catamarani, per le tante, diciamo, innovazioni all'interno della regata e degli eventi collaterali. Il prossimo anno a cosa si pensa? Perché domani mattina si torna a lavorare per la 47. Oggi ci godiamo questa giornata straordinaria e devo ringraziare tutti gli organizzatori, tutti i soci, i volontari, coloro che per tanti mesi hanno lavorato a questo evento bellissimo. Poi domani facciamo festa e da martedì incominciamo a pensare come continuare, diciamo, ad aumentare il numero di iscrizioni per la Barcolana del 2015. E con questo è tutto per questo TG Barcolana, appuntamento a domani sera alle 21 con il Caffè dello Sport per saperne di più sulla Barcolana, ma anche naturalmente su come è andato il weekend sportivo triestino.